Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo se presi tutti quanti insieme. Continuano i festeggiamenti per il ventennale del GameCube e oggi preparatevi perché vi aspetta un video ricchissimo. Questa volta, ve lo giuro, sul serio. Ho avuto infatti la possibilità di intervistare Dario, un ragazzo e collezionista italiano che è riuscito a chiudere il full set PAL ITA del GameCube. Questo significa che nella sua collezione ci sono tutti i giochi del GameCube pubblicati in Europa e dove possibile sono addirittura in versione italiana. Credo che in Italia un contenuto del genere non si sia mai visto e se siete dei collezionisti o semplicemente degli appassionati della storia di Nintendo, beh, mettetevi comodi e gustatevi questa chiacchierata perché tra storie, aneddoti e recuperi fortuiti si percepisce tutto l'amore verso un brand e una console immortale. Durante l'intervista andremo a toccare gli argomenti più disparati sul collezionismo ma anche sul GameCube e i suoi giochi. Vi annuncio però che l'intervista è durata ben 2 ore e nella versione finale ho dovuto tagliare tantissimo. Proprio per questo nei prossimi giorni aggiungerò sul Patreon tutto quello che è stato tagliato fuori. Quindi se questa chiacchierata di una quarantina di minuti vi lascia con la voglia di saperne ancora di più sul full set del GameCube e volete supportare con un gesto concreto questo canale, beh, trovate il link al mio Patreon in descrizione. Ringrazio Dario enormemente dal profondo del cuore per la gentilezza e la disponibilità e vi auguro buona visione. Iniziamo! Vabbè, siamo allineati sulle cuffie, siamo allineati. le mie sono, diciamo, di tier alto, però sembra che l'ho trovata in una discarica. Quindi, ma in realtà l'ho rovinata apposta per non sembrare troppo... Per stare negli standard del canale. Sì, immagino. Se no, ho capito, poi vado contro il mio stesso nome e non va bene. Comunque, allora, 20 anni di GameCube. Un compleanno assurdo che, insomma, va festeggiato nel migliore dei modi possibili, che ci ricorda innanzitutto che stiamo diventando... troppo vecchi, troppo, perché io il GameCube non lo ricordo molto bene, questa cosa mi spaventa che siano già passati 20 anni, e rimane, insomma, ormai lo avete capito, una delle console che preferisco in assoluto, anzi, probabilmente la mia console preferita di sempre, e per festeggiare questo anniversario importantissimo, questo anniversario fantastico, vi propongo un video speciale, perché non sarà un classico di Gporo, ma come vedete sarà una chiacchierata con Dario. E chi è Dario? Ah, bella domanda. Dario è un collezionista, come potete vedere alle sue spalle, insomma c'è parecchia roba, ma non è un collezionista qualsiasi, ma bensì un folle, un pazzo, che è riuscito a chiudere il full set del GameCube. Ora, prima di tutto, cioè ti devo fare 10.000 domande, non sai quanto sono proprio emozionato dal poterti chiedere tutto quanto su questa collezione assurda. Innanzitutto cerchiamo di dare un attimo le coordinate a chi magari ci guarda da casa. Il full set è semplicemente la collezione completa di un determinato sistema, in questo caso è il full set del GameCube, e significa che tu hai tutti i giochi usciti per quella console in una determinata regione, ok? In questo caso, presumo, piccolo spoiler, siano PAL, poi andremo a vedere se sono PAL ITA oppure PAL generici, eccetera, eccetera. Però, diciamo, è il compito più difficile in assoluto, quello di chiudere un full set, perché ti richiede di andare a trovare tutto quanto quello che è stato pubblicato ufficialmente su una console. E quindi, cioè, sostanzialmente abbiamo una persona che è riuscita ad ammassare tutti quanti i giochi GameCube, e quindi la prima domanda di rito proprio è perché? Chi te l'ha fatto fare? L'ho chiesto anch'io tante volte, chi me l'ha fatto fare? No, praticamente io il GameCube l'ho avuto quasi dal day one, non dal day one in realtà, tipo 2 o 3 settimane dopo che era uscito. Me l'aveva regalato mia mamma perché con la scusa ho avuto buoni voti a scuola, era in seconda superiore. Okay. E di solito non mi facevano regali del genere, però quello lo volevo e ho premuto su quel tasto lì. E niente, ho vissuto tipo tutta l'epoca GameCube, tra l'altro facendo anche console war con i miei compagni. Ma quello giusto, quello per forza, perché comunque se avevi il GameCube nel 2002 era comunque una lotta ed era ed esatto. Era uno scontro continuo contro chi aveva la PlayStation 2 e tu dovevi giustificare il fatto che avevi scelto
la console che non voleva nessuno. E quindi anzi, riuscì a convincere gente a comprarsela. Infatti c'ho la cricca mia di amici riuscì a fargli comprare il GameCube. E niente, ho vissuto tutta l'epoca del GameCube, che non è stata tanto lunga, perché era dal 2002 al 2006, quindi il 2006 è uscito Wii. E niente, poi nel periodo di transizione tra GameCube e Wii, quindi 2006, 2007, 2008, questi anni qui, continuavo comunque a comprare giochi per GameCube, perché si riuscivano a trovare abbastanza facilmente nei GameStop, a poco, in offerta nei cestoni, eccetera, eccetera. E quindi tipo fino al 2013 ero riuscito a recuperare un bel po' di giochi interessanti, cioè proprio i giochi principali. E siccome sono sempre stato interessato al retro gaming, mi sono detto, vedo nei siti di collezionisti tanta gente che si diverte a fare i full set. Io del GameCube ho tutti i giochi più famosi, secondo me la strada è tutta in discesa. Quindi circa nel 2013 ho cominciato ad avere questa idea di fare il full set PAL, quindi dei giochi usciti in Europa. E allora ti chiedo innanzitutto quanti sono in totale i titoli usciti? Allora, io ne ho 454 di giochi PAL. Sì, sono tanti, però in realtà non sono tantissimi. No, non sono tantissimi in assoluto, ci sono console con librerie molto più sconfinate. Vabbè, questo poi era un po' il tallone d'Achille del GameCube, no? Che mancava un po' il supporto delle terze parti. Però comunque, diciamo, all'interno di una collezione sono tanti, fa paura come numero. E scusa, e quando tu hai deciso, hai detto nel 2013, di dire, vabbè, sì, dai, allora ci provo a fare il full set, quanto stavi? Ti ricordi più o meno? Penso a un centinaio, quindi ce n'avevo di strada in realtà. Però ho detto, beh, tutti quelli che mi mancano sono i classici giochi fuffa che ancora si trovavano in realtà i lotti su eBay o su vari siti dei giochi fuffa poco. E tipo, a me è successo spesso di comprare lotti anche di giochi sigillati, magari non tutti, però con molti giochi sigillati. Bellissimo. Se facevi il conto venivano a costare tipo 3-4 euro l'uno. Quindi sì, cioè, ora è un sogno. Diciamo che è stata un'impresa che hai potuto fare perché ci hai visto lungo, l'hai fatta nel momento giusto, no? Sì, assolutamente. Probabilmente oggi non sarebbe possibile. No, a parte che non sarebbe possibile, ma non inizierei nemmeno a farlo, perché non troppo costosi adesso. sembra una stupidaggine, ma non una stupidaggine, sembra un'ovvietà. Però è proprio quello il fatto, è che oggi non è proprio approcciabile come impresa. Ti volevo chiedere però questa cosa, hai parlato di full set PAL, nel momento in cui decidi di fare un full set GameCube o di qualsiasi altra console, chi ti assicura che effettivamente quelli là sono tutti i giochi pubblicati? Hai trovato una lista omnicomprensiva? C'è un sito di riferimento, oppure sei tu che hai addirittura scoperto delle cose che magari nessuno aveva mai notato, scoperto, eccetera, eccetera. Allora, scoperto non ho scoperto niente. Diciamo sì, ricerche su internet, ovviamente la certezza assoluta non c'è mai, però mi fido abbastanza di averli tutti. Diciamo, ho avuto conferma e riscontro tra vari collezionisti e su vari siti che la lista che avevo recuperato inizialmente fosse quella completa, ecco. E a questo punto ti chiedo, penso soprattutto in Italia abbiamo molto la fissa del triangolo blu, no? Cioè della versione regionale totalmente PAL ITA. Ti chiedo se sei andato a fare, diciamo, questo sottoinsieme ancora più complicato del full set, cioè sei andato per il PAL ITA, e soprattutto se hai integrato poi dove non arrivava, cioè per esempio alcuni giochi da noi non sono arrivati in versione italiana, ma soltanto in versione europea o spagnola, insomma con dei triangoli di colore diverso, e appunto come hai integrato eventuali mancanze all'interno della libreria italiana. Sì, io ho puntato al famoso triangolo blu, cioè al PAL ITA, però c'è da fare una precisazione, non tutti i giochi PAL ITA hanno il triangolino blu, cioè i giochi PAL ITA col triangolino blu sono quelli monolingua sulla copertina e sul manuale, mentre ci sono tipo il triangolo marrone,
Ora non ricordo bene. Spagnolo e italiano dovrebbe essere, o comunque lingue latine dove c'è anche l'italiano. Sì, esatto, delle... esatto, una cosa del genere. Comunque ci sono triangoli di altri colori dove è compreso l'italiano e okay. Quello lì è, io lo comunque lo considero palita. Poi ci sono tanti giochi che in Italia non sono usciti, stranamente. Cioè, stranamente perché ci sono titoli anche piuttosto famosi, tipo, ora lo dico, FIFA 07, che la patria del calcio in Italia non è uscito. Assurdo. E di quello, per esempio, ho recuperato la versione inglese. Quindi quello che ho fatto io è recuperare la versione italiana se esisteva, se okay. Non esisteva recuperare la versione inglese, se non esisteva nemmeno in Inghilterra, cosa rara, ma ci sono alcuni... Ci sono? Sì, sì, sì. E ho recuperato nella lingua in cui sono usciti, perché di solito se non sono usciti in Inghilterra vuol dire che sono esclusive nazionali, diciamo, di qualche nazione europea. Okay. E ce ne sono 7 forse, ora non ricordo, 5, 6, 7, un numero del genere, esclusive francesi. Okay. E ce n'è uno che è esclusiva tedesco, che è il gioco TMNT delle Tartarughe Ninja. Assurdo, assurdo. Sì. Solo in Germania è uscito. Sì, 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 sì. Questo me l'aveva confermato un collezionista francese che ho conosciuto, per puro caso, veramente. E mi aveva confermato che in Europa c'erano queste esclusive e mi ha veramente aiutato tantissimo questo collezionista qui. Per niente, nel senso che non ha voluto, cioè non ha avuto interessi economici, quindi per totale bontà, diciamo, mi ha aiutato a recuperare soprattutto le esclusive francesi, ma mi ha anche aiutato dandomi queste informazioni, ecco. Beh, questo è super interessante, perché poi deve essere stata un po' una caccia al tesoro, no? Cioè, perché coordinarsi Francia-Germania, cioè proprio... Magari poi hai detto che hai iniziato nel 2013, no, vabbè, internet era già diffuso, però pensa sì. Magari quando i collezionisti facevano queste cose 10 anni prima, o anche 5-6 anni prima in Italia, non era così semplice, insomma, coordinarsi, trovare le liste, insomma, mi sa che era molto più complicato, e magari anche tu adesso collezionando... Hai notato un po' questo stacco? Sì, no, in realtà, beh, con internet sono sempre riuscito a trovarli facilmente. Prima doveva essere veramente tosta. Io ho conosciuto persone che collezionavano giochi del Game Boy, NES e Super Nintendo. Non so se prima di internet, ma quando internet comunque era poco diffuso, deve essere stato veramente faticoso. Mm-hmm. Probabilmente hanno avuto un bel boost proprio con internet negli anni successivi. Sì, sì. E senti, poi la cosa che mi piace tantissimo, no? È che adesso sì, il collezionismo è esploso, è diventata, diciamo, anche un po' una moda, però li distingui subito gli appassionati da una vita, da quelli entrati adesso, che magari acquistano e basta, soltanto con l'ottica del sto accumulando un tesoretto che poi rivendo, eccetera, eccetera. Ti chiedo, ovviamente, cioè, la risposta già la immagino, ma... tu collezioni per giocare, collezioni per... oppure soltanto per accumulare, non in senso negativo, ma soltanto sì, per avere il senso di completezza. E se poi hai dei fetish particolari, nel senso sealed, players choice e cose del genere, come ti ci rapporti? Io, per esempio, del sealed non me ne frega niente, cioè del sealed sarebbe il sigillato, perché non alla fine a me piace giocare, ma poi per me non è un valore aggiunto la cosa che non sia mai stata aperta, anzi se c'è un po' di storia dietro lo trovo anche più affascinante, mentre per le edizioni economiche io c'ho proprio, mi vengono i brividi, non so perché, è un trauma che ho avuto da bambino, non lo so, già con la PlayStation, i Platinum, il Super Nintendo, come si chiamavano, i Classics, quelli con il bollino di Super Mario dorato sopra, non lo so. Ah, sì, Nintendo Selects. Sì. Quelli li ho sempre evitati, che poi, insomma, non so, te come ti ci rapporti nei confronti di queste cose? Allora, i sigillati non li sopporto, nel senso che... Allora, io... cioè fino a un certo punto, diciamo, ma forse... Allora, io non è che fino al 2013 non ho proprio collezionato, però come ti dicevo ne ho recuperati tanti che erano i titoli principali della console, più famosi,
anche se magari erano meno conosciuti, però tra gli appassionati erano considerati mm-hmm. più belli. Vabbè, quindi... diciamo, quando hai la conoscenza della console, conosci anche le hidden gem, quindi magari esatto. le vai a cercare, no? E quindi li avevo sempre comprati per giocarli. Ed effettivamente fino ad allora li ho giocati praticamente tutti. Poi magari qualcuno non mi era piaciuto e non l'ho finito, mm-hmm. però li ho giocati tutti. E poi è stato inevitabile accumularli senza giocarli alcuni, perché a me che non è mai interessato nessuno sport in particolare, non ho giocato tutti i giochi di golf, di rugby e cose del genere, ad esempio, oppure altri titoli. Magari... Si accumula anche tanta fuffa, lo dicevo prima, quello inevitabile. È un peccato, ogni tanto penso, se non avessi tutta sta fuffa avrei più spazio per i giochi più belli, probabilmente, avrei anche più soldi, perché alcuni sono fuffa ma costavano, insomma, non è sì. che, per fare un esempio che a me ha sempre fatto ridere, c'è il gioco di Dora l'esploratrice che io ho faticato tra l'altro pure a trovare e non è costato nemmeno proprio pochissimo, oddio, confronto ai prezzi di adesso magari regalato. No, nel senso avrò pagato una cinquantina d'euro, insomma, 50 euro per un gioco del genere è un po' veniva un coccolone, sì. però ci sta la voglia. E quindi niente, non è un peccato che alcuni giochi li abbia presi solo per collezione, ecco. I sigillati non li sopporto, perché comunque l'idea di averli lì sigillati e non poterli aprire, lo dico tra virgolette perché nessuno mi impedisce di aprirli, però non so che se li apro perdono di valore per molti collezionisti ed è diciamo un'azione irreversibile. E quindi mi è successo spesso di avere dei giochi sigillati nei famosi lotti che recuperavo inizialmente, di non aprirli e di recuperare la versione aperta per poi rivendere quella sigillata. Perché a me interessa. È una condanna, è proprio c'hai cioè, sì. un fardello. Tra l'altro so, in generale è molto più difficile piazzare il sealed dell'usato, no? Ci sono giochi sigillati che non valgono nemmeno tanto di più rispetto al gioco usato, perché non interessa a nessuno. Cioè, un FIFA 2004, chi è che lo cerca sigillato? Magari c'è qualcuno che lo cerca sicuro, sigillato. Qualche matto che vuole fare il full set dei sigillati FIFA. I giochi sigillati che valgono di più di solito sono quelli legati alle saghe più famose. Cioè, un Zelda sigillato vale molto di più probabilmente di uno Zelda usato, anche se tenuto perfettamente. Quali sono state le occasioni che ti sei andato a creare? Cioè, nel senso, diciamo, quali sono stati i titoli più impegnativi da prendere? Anzi, facciamo così, dimmi il titolo più difficile da recuperare all'interno del full set e poi se vuoi anche la botta di cubo, cioè quello che dici, oh, vabbè, sì, è considerato difficile recuperare, però tutto sommato mi è andata bene. Allora, è un po' difficile questa domanda. Comunque, perché... guarda, se vuoi anche semplicemente qualche aneddoto su qualche recupero in particolare a cui tieni particolarmente, ecco. Va benissimo, qualsiasi cosa va benissimo. Diciamo, allora, Gadget Racers è un gioco che in pochi conoscono, ma è considerato il gioco più raro PAL uscito, che io me ne sono accorto prima che questa voce si diffondesse, sì. Però io stesso l'ho saputo grazie ad altri collezionisti, quindi diciamo che non è che l'ho scoperto io che fosse raro. Okay. Qualche collezionista all'estero che provava a fare il full set si era accorto che questo titolo era abbastanza difficile da trovare. E tra l'altro non esistono versioni, che ne so, specifiche per le regioni. Quindi non esiste la versione palita, la versione PAL francese, cose del genere. C'è solo una versione in tutta Europa che ha tre lingue, mi sembra, ora non mi ricordo di preciso quali, ma ne ha tre. E quello lì è stato abbastanza difficile da trovare, però non è stato difficile perché non lo trovavo. Se avessi voluto spendere tanti soldi, l'avrei trovato subito all'epoca. E per tanti soldi intendo un 60-70 euro, perché ora vale molto di più. E riuscii a trovarlo dalla Spagna, sigillato,
da uno che vendeva, da un negozio eBay che vendeva DVD, film in DVD e cose del genere, che vendeva anche qualche gioco, e a 40 euro, tra l'altro sigillato, riuscì a trovarlo spedito. Tra l'altro spedito anche questa cosa, mi è sempre rimasta in testa. Ma è stato commercializzato in Italia, secondo te, questo Gadget Razers? Oppure... cioè, secondo me no. Okay. Secondo me no. Però in una... mi ricordo ancora che in un forum trovai uno che lo vendeva a 15 euro, me lo ricordo ancora. Ma l'aveva già venduto, mi rosicai tantissimo e quindi mi rimisi in ricerca di nuovo per trovarlo. E poi col tempo in realtà sono riuscito a fare questo scambio, ora ce l'ho aperto il sigillato. Infatti poi ti volevo chiedere questo, no? Rispetto a quello che hai detto prima, se l'hai trovato chiuso, porca miseria. Sì. Sì, l'ho trovato dalla Germania al doppio di quanto l'avevo pagato, quindi ho pagato tipo 80 euro per la copia aperta, mentre la sigillata l'avevo pagata 40. Ok. Però per la sigillata mi hanno dato un bel po' di soldi. Infatti, quindi, ci sono rientrata alla grande. Beh, questa storia è fighissima, ma ti chiedo, ci sono poi... altri esempi tipo quello che hai fatto prima di FIFA, no? Cioè il gioco di calcio che non è mai uscito in Italia, che non ha proprio senso. Ci sono altre particolarità secondo te di questo full set, di cose che magari quando hai preso hai detto non me lo sarei mai aspettato? In realtà quella di FIFA forse è la cosa più particolare. C'è anche il gioco dei mondiali di calcio di FIFA 2006, perché all'epoca uscivano i giochi dedicati. Io mi ricordo quello del 2002, mi sembra, c'era pure World World Cup 2002. Sì, 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 c'è, e c'è anche quello del 2006, dove l'Italia tra l'altro ha vinto il mondiale, e quello lì non è uscito in Italia. Cioè, infatti ho recuperato la versione inglese. No, senza senso proprio. Questo ti fa capire quanto ormai EA e i grandi publisher avevano proprio abbandonato, anche perché quello là poi era fine ciclo vitale del GameCube, ti fa capire quanto proprio l'avevano lasciata morire la console. I rapporti con Nintendo si erano proprio guastati, assurdo proprio. Hai anche parecchi accessori, di sicuro, vabbè, hai tutti i bundle usciti con i giochi, no? Quindi hai Donkey Kong, Jungle Beat... Hai ovviamente Crystal Chronicles, Odama, i due Mario Party e il Force World Adventures, e anche il tappetino di Mario Dance Revolution. Si chiama Mario Dance Revolution? Sì, Dancing Stage Mario Mix si chiama. Ok. E ci sono, sei andato, hai mai pensato anche di collezionare varianti cromatiche? Ho visto che hai parecchi controller. Questa è una cosa che mi è venuta di recente, l'anno scorso, di cercare di recuperare tutte le periferiche uscite in Europa. Okay. Ho detto, cioè, il full set PAL, recupero le periferiche. Sarebbe bello recuperare anche le console uscite in Europa, ma non penso che mi azzarderò a farlo. Un po' tardino, forse. Sì, è un po' troppo tardi, effettivamente. Però ho detto, vabbè, per le periferiche sono ancora in tempo, almeno per quelle che mi mancavano, perché il Wavebeard, il controller wireless del GameCube, è piuttosto costoso adesso, per fortuna l'avevo recuperato anche quello ai tempi, e quindi mi sono preso i controller di tutti i colori che erano usciti, le memory card di tutti i modelli, quella da 251 blocchi e quella da 59, e gli adattatori di rete, perché ce ne sono due, uno a banda larga e uno per il 56k. E il cavo video di qualità superiore l'hai preso? Però il cavo RGB, dici? C'è un cavo, adesso non mi ricordo bene qual è, che però costa centinaia e centinaia di euro. Ora non mi viene nemmeno a me il nome di quel cavo lì, però no, perché non è, ho avuto la scusa che fosse giapponese, ho detto vabbè, non è uscito in Europa, posso non prenderlo. No, ma in realtà quel cavo costava tanto anche tempi, ricordo. Ho visto, e questa te la invidio tantissimo, anche se so che è un acquisto senza senso, e la keyboard, la tastiera, quella ASCII, penso si dica, non lo so. Di sicuro arriverà qualcuno nei commenti a dirmi se è un ASCII, forse, ASCII. Vabbè, comunque sì, ci siamo capiti. Il canale è mio e decido io. Esatto. Quella è fantastica, me ne devi parlare fra un attimo, però ti chiedo, hai mai pensato, perché non l'ho visto, ma magari mi è sfuggito, hai mai pensato di recuperare il Panasonic Q? Sì, l'avevo anche recuperato, però...
è delicatissimo. C'aveva un problema alla cerniera del lettore. La cerniera dello sportello del lettore che non si apriva, immagino. Mi ha dato troppo fastidio sta cosa. Si poteva riparare tutto, per carità, ma non l'ho dato via alla fine. Mi ha deluso quando l'ho ricevuto. Pensavo anche fosse, ora vabbè, non voglio fare la volpe all'uva, non voglio giustificarmi dicendo ah, non ce l'ho e quindi lo devo denigrare, però mi aveva anche un po' deluso come materiali. Pensavo fosse una cosa, anche la scocca, pensavo fosse più solido. Beh, almeno da quello che non ho mai visto dal vivo, dà l'impressione, cioè, ti aspetti una cosa molto premium, no? Esatto. Non è che mi ero fatto proprio un'idea specifica, però magari tipo in alluminio o cose del genere. Invece era plastica, come GameCube normale, se non peggio. E pensare che avevo speso così tanti soldi per una console che poi aveva pure questi difetti, ho detto, vabbè, lo do via e recupero in parte i soldi che ho speso. In parte perché comunque... quando l'ho venduto non funzionava la cerniera. Poi so che è abbastanza anche semplice da riparare, però lo capisco perfettamente. Quando non senti soddisfazione nell'acquisto, non ha senso. Anzi, la cosa migliore è cercare di riparare il danno rientrando un po' dei soldi, sì, spesi. E tra l'altro tanti soldi spesi per la dogana, ricordo ancora. Almeno 100 euro di dogana. Che incubo. Probabilmente se ti sei comprato il GameCube perché avevi una storia già da Nintendaro, o comunque da simpatizzante Nintendo, o comunque sei rimasto affascinato dalla console. Ci sono altre collezioni che nel tempo hai portato avanti? Quella del GameCube è l'unico full set che hai chiuso, oppure ci sono altri full set che stai cercando di chiudere? No, quello del GameCube è l'unico full set che ho chiuso, okay. E non ho intenzione di chiuderne altri. Diciamo che quello del GameCube è stata un po' una bravata che ho voluto fare proprio perché mi ero detto, vabbè, ma tanto è semplice, ho tutti i giochi più belli. E non è stato così, infatti. Ora che hai capito che non è affatto semplice, esatto. Non rifarò mai più una cosa del genere. Però vorrei tante, ma questo è proprio un sogno nel cassetto che non realizzerò mai, avere i giochi del primo Game Boy, il modello DMG, però non è fattibile, non è proprio fattibile come cosa. Anzi, posso accontentarmi di essere riuscito a recuperare tanti giochi che da bambino non ho avuto e volevo e adesso... Però ci sono anche tipo i Castlevania, solo Castlevania Adventure, ma gli altri due che sono usciti non penso che, a meno di una botta di cubo. Devi proprio prendere GameCube e iniziare a schiaffeggiarli tutti quanti. Esatto. Ultima domanda per il momento sul collezionismo. Hai preso anche roba Jap, roba americana? Ci sono delle scelte particolari che hai fatto? Pur non rientrando nella necessità del full set? Allora, faccio una premessa. Io grazie al GameCube mi sono innamorato di Skip, che è un'azienda che sviluppava giochi in esclusiva per Nintendo, che ha fatto CB-Robo, è l'unico uscito in versione PAL su GameCube. C'era anche Giftpia, che addirittura si trovano dei video in cui l'avevano presentato in qualche tre, non vorrei sbagliare, comunque in qualche conferenza. E poi non è mai uscito in Occidente quel gioco lì, però io niente, mi ricordo delle immagini sulle riviste, lo volevo, doveva essere un gioco adventure, però con alcune cose le riprendeva da Animal Crossing, secondo le riviste, anche se non è proprio vera sta cosa. e niente, nessuno era giapponese, quindi forse inventavano tutti quanti un po'. Esatto. E niente, quindi ho recuperato quel gioco lì dal Giappone. E dall'America ho Custom Robo, solo perché l'avevo trovato a poco, tipo una decina d'euro in un negozio di retro gaming, quando probabilmente ancora non valeva così tanto, perché insomma il tizio che ci lavorava non ci capiva. Esatto. E la collection dei Mega Man, sia quella dei Mega Man classici che dei Mega Man X, che su PlayStation 2 è uscita anche in Europa, mi sembra, di tutte e due, sia Mega Man che Mega Man X, mentre su GameCube erano uscite solo in America e Giappone. E quindi...
Hai dato la priorità alla versione americana? Sì, ho dato la priorità alla versione americana, non costava nemmeno eccessivamente, poi ho questa scimmia per i Mega Man, ma sono inavvicinabili in versione originale. Ho detto, vabbè, ripiego sul GameCube, visto che è anche uno dei miei amori, anzi il mio amore principale sui videogiochi, sui retro gaming. E quindi recupero quella versione. Allora, guarda, qui è proprio una transizione perfetta, sembro un vero presentatore. A questo punto ti chiedo, da appassionato, non da collezionista, ma proprio da giocatore, i tre migliori titoli su GameCube e anche, poi possono anche essere gli stessi, i tre titoli che sei più fiero di avere in collezione, cioè che quando li guardi ci dici proprio, ah sì, godo. Allora, i titoli più belli sono abbastanza classici, nel senso che ci metterei probabilmente Metroid Prime 2, io sono uno dei pochi a quanto pare. No, grandissimo. Che preferisci il 2 al primo, nonostante se la giochi, no? Ora, non ricordo nemmeno perché, non saprei dire nemmeno i dettagli, è da tanto tempo che non gioco il primo e il secondo di Metroid Prime. Ma ricordo le emozioni che mi hanno dato, ecco, e Metroid Prime 2 ricordo che mi era piaciuto proprio tanto, anche più del primo, e quindi sicuramente c'è quello. Poi io sono un super fan di Metroid, e infatti conoscevo Super Metroid, mi ricordo che sbavavo dietro a Metroid Prime quando nessuno lo conosceva, comunque molta gente si era scordato che gioco fosse Metroid all'epoca, a quanto pare. Poi Paper Mario ci metterei, Portale Millenario, perché io non amo particolarmente i GDR, ne gioco, però non sono super appassionato di RPG. Quello non è un RPG proprio classicissimo. Sì. Però mi era proprio piaciuto tanto. Sarà che non mi aspettavo molto, quindi infatti non lo recuperai nemmeno appena uscito, lo recuperai qualche mese dopo usato. Però mi era piaciuto proprio tanto, è un bellissimo ricordo, quindi sicuramente lo metto tra i migliori. E poi diciamo che se la giocano tra Super Smash Bros. Melee e Wind Waker. Però Wind Waker mi deluso un pochino, cioè è bellissimo, per carità. Ma tu eri tra quelli che ci sono rimasti male quando hanno presentato il nuovo stile grafico? No, io non ci sono rimasto male per il nuovo stile grafico, tanto che lo comprai appena uscito perché non vedevo l'ora di giocarci, lo prenotai addirittura nel negozietto sotto casa, però non riuscivo a non confrontarlo con Ocarina of Time, e quindi non per me non era agli stessi livelli. Poi è ovviamente opinabile come cosa, però cioè ho questo ricordo di essere stato un po' deluso, però obiettivamente cioè, è un gioco incredibile. No, sai forse là poi giocano tantissimo le aspettative, no? Sì, se sì, sei sì, un sì, ragazzo, sì. Un adolescente che ha vissuto nel momento in cui è uscito Ocarina of Time, probabilmente tutto quello che verrà dopo proverei a ritrovare le stesse emozioni, ma non le ritroverai mai, perché quello là è stato proprio, cioè, ha sancito un prima e un dopo, no? E Wind Waker è una reiterazione e una trasformazione di concept che sono stati messi in atto per la prima volta in Ocarina of Time. Perde comunque quella totale novità che era il titolo all'epoca, secondo me. Sì, è vero, ma le aspettative fanno tantissimo, tanto che ho detto Paper Mario, lo metto tra i miei preferiti, però ho anche aggiunto che non mi aspettavo molto da quel gioco lì, e invece mi è piaciuto tanto, quindi magari le aspettative basse hanno anche contribuito a farmelo piacere di più. E quindi sì, forse ci metterei Smash Bros, ma Smash Bros è stato il mio primo gioco per GameCube, tra l'altro che io mi comprai il GameCube senza giochi, perché doveva ancora uscire, non comprai Luigi's Mansion come fecero quasi tutti, perché volevo aspettare Smash Bros, ho soldi, cioè o compravo Luigi's Mansion o compravo Smash Bros e aspettai Smash Bros, e tra l'altro senza sapere benissimo nemmeno che titolo fosse, cioè sì, un picchiaduro particolare, però il fatto che c'erano tutti i personaggi Nintendo ha fatto venire voglia di giocarci, quindi aspettai e ripeto, il GameCube non lo comprai proprio al day one. Smash Bros mi ricordo, mi sembra che uscì un mesetto dopo all'incirca,
dal Day One del GameCube. Tra l'altro, guarda, cioè, secondo me questa scelta denota il fatto che eri già predisposto a fare dei recuperi oculati, perché cioè, anch'io ci sono cascato in piano con Luigi's Mansion, proprio comprato, e mi ricordo proprio la cosa che l'ho presi, cioè me lo divorai la sera, già l'avevo finito, entrò mio padre in camera e capì che lo avevo finito, incazzatissimo, cioè, cioè tipo io te l'ho pure comprato, cioè ho buttato i soldi così, tu mo, vuoi qualcos'altro di sicuro, no? Io, no, no, ma questo lo rigioco tranquillo, ma è vero, no? Quindi, sì, insomma sei stato un grande, perché ci hai visto lunghissimo. È vero. Tra l'altro, il gioco, secondo me, un po' sottovalutato all'epoca e sopravvalutato adesso. Ora c'è sto mito del primo Luigi's Mansion, come se fosse un capolavoro incredibile. Io, bel gioco, bellissimo gioco, ma non lo metterei mai tra i capolavori, sinceramente. Ci sta. E invece, per rispondere alla domanda sui giochi che sono più fiero di aver recuperato, non c'è solo il valore dietro. Cioè, allora, sono tutti giochi che a livello collezionistico hanno un bel valore monetario, però è per il fatto che avevo avuto questa intuizione già prima di recuperarli. Il primo è Gotcha Force, di Capcom, che all'epoca non se lo filava nessuno, però io, insomma, avevo visto, ma sto gioco, secondo me, tra qualche anno costerà un po' troppo per permetterselo, quindi è meglio prenderlo subito. L'altro, Pokémon Box, che non è un gioco, però è un software, mi verrebbe da dire. Non so se sai come era stato distribuito, si poteva prendere solo dal Club Nintendo. Raccontalo, perché la storia è fantastica. Proprio. Si poteva prendere solo dal Club Nintendo tramite i punti VIP, quelli che si facevano, cioè sarebbero tipo i punti, le monete d'oro di Switch, sostanzialmente. E quindi non se lo prese tanta gente, perché non era un gioco, sostanzialmente. Si poteva prendere solo in quella maniera, e dissi, ma non lo so, sto Pokémon Box, per carità, non lo vuole nessuno, ma se un giorno la gente si metterà a collezionare GameCube seriamente, mi sa che sarà un po' difficile a trovare in italiano. E quindi riuscì a recuperarlo a una cifra molto bassa, diciamo. Proprio. Quindi non l'hai preso tramite il... No. Okay. Io avevo preso tramite il Nintendo Club Zelda la Collectors. Grandissimo. Quella lì. Mi sa che conservo ancora l'email nella nell'account di posta elettronica, che ero riuscito ad accaparrarmelo, perché tra l'altro lo mettevano disponibile a ondate, ricordo, e finiva subito. Non ricordo se lo riuscii a recuperare nella prima o nella seconda ondata, ma non penso che più di 3 o 4 ondate ci furono all'epoca. E poi il terzo è Mario Party 7, per lo stesso motivo, con la scatola, boxato e tutto, quello alla scatola di cartone, come dicevamo prima, è difficile da trovare in buone condizioni, e mi ricordo che era stato uno degli ultimi titoli usciti, e anche lì la stessa intuizione che ho avuto per Pokémon Box, ho detto, ma questo gioco mi sa che, tra l'altro, era l'ennesimo, all'epoca uscivano a cadenza annuale o quasi Mario Party, sì. Era una sensazione di stanchezza, è l'ennesimo Mario Party uscito alla fine del ciclo vitale del GameCube, tra l'altro particolare perché si poteva giocare anche col microfono. Mi ero detto, ma secondo me questo qui forse è meglio prenderlo il prima possibile, poi con la scatola di cartone che è difficile da trovare in condizioni ottime. Niente, quindi sono questi i tre titoli che sono riuscito, di cui sono più orgoglioso, ecco. E a tal proposito, poi dietro le quinte, che poi diciamo che sarà un'esclusiva del Porion, faccio questa cosa proprio fedelissima, ti racconterò delle storie relative al Nintendo Club e alle cacchiate che ho fatto io con Nintendo Club. Okay. Ce lo teniamo un attimo per dopo, perché là proprio non voglio rendere pubbliche queste mie confessioni. Tutto dietro a un paywall, così se non altro. ci rientriamo dopo 15 anni. Ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio andare. Sì. Io, da quando ho aperto questo canale, mi arrivano tantissime domande sul
ah, ma cosa consigli di fare per collezionare, dove mi consigli di iniziare, quali siti utilizzi? E io adesso sostanzialmente do qualche dritta, ma il consiglio che do è lasciate perdere, perché non, cioè non è questo il momento giusto, ed è un gioco al massacro. Però diciamo, non so se te condividi lo stesso punto di vista, però se magari hai qualche consiglio da dare a chi si approccia adesso al mondo del collezionismo, va bene anche lasciate perdere. Sì. Qualche dritta o qualche cosa, insomma, non lo so, se vuoi dare un messaggio di speranza ai più giovani. Il messaggio di speranza è difficile da darlo, ovviamente la risposta più impulsiva è lasciate perdere. Su GameCube veramente mi verrebbe da dirlo. Io ho finito il set PAL, mi sarebbe piaciuto recuperare le esclusive americane del GameCube, tipo forse riuscirò magari Baten Kaitos Origins a recuperare, perché ancora sta a cifre alte ma non proprio folli. Ci sono titoli tipo Cubivore, che è esclusiva a Nintendo, tra l'altro, cioè proprio... se non ricordo male, non è sviluppato da Nintendo ma da Atlus, ma comunque l'aveva prodotto Nintendo. Eccolo lì, inavvicinabile. Non l'avevo preso all'epoca quando l'avevo trovato a 200, figuriamoci adesso che costa molto di più. Quindi sì, per rispondere alla domanda, è tosta iniziare sul GameCube adesso, però diciamo, se uno ha tanta disponibilità economica può farlo. Sicuramente. Poi qualche trucchetto c'è sempre. I trucchetti sono cercare... Io ho sempre cercato molto nei mercatini dell'usato, anche se ormai molti mercatini dell'usato hanno mangiato la foglia, come si suol dire, e guardano su internet, guardano le valutazioni su eBay anche loro. E poi propongono delle cose completamente sballate che non hanno senso, perché non capiscono che il 90% delle cose che vengono messe su eBay sono solo fatte per far vedere che c'è il gioco, ma poi i prezzi sono completamente... fuori di testa, il venduto c'ha un'altra quotazione. Sì, è vero anche questo, e poi tra l'altro non si rendono conto che contano le condizioni. Ci sono mercatini dell'usato che vendono giochi allo stesso prezzo, cioè magari hanno una copia tenuta male, senza manuale di istruzioni, per dire, però la vendono allo stesso prezzo di un gioco completo su eBay. Quindi purtroppo anche i mercatini dell'usato, non dico che ce li siamo giocati, perché ancora qualcosa si riesce a trovare, sarò fortunato io, non lo so, però riesco a trovare ancora qualcosa, ma è raro, però si riesce. E se no, io all'epoca puntavo molto ai siti di annunci delle varie nazioni, tipo Teen Titans, che è il gioco dedicato ai personaggi in versione teenager della DC. Immagino capolavoro, comunque. Sì. Ma in realtà non è male, molti lo... non dico che lo elogiano, ma qualcuno lo mette tra le hidden gems. Ok. Però non è nemmeno un gioco straordinario, è una sorta di piccatura scorrimento, se non ricordo male, non l'ho giocato molto comunque. Quello lì è uscito solo in Francia, e quindi sono messo a bazzicare sui subito.it francesi, sostanzialmente. Non riuscivo a trovare nessun francese che mi rispondesse, io mandavo i messaggi, mi ignoravano, e se qualcuno mi rispondeva dicendo che non spediva in Italia, tra l'altro io li scrivo in inglese e loro mi rispondevano sempre in francese. C'è una sta fissa, non lo so perché. Un classico bro. Finché non ho trovato il collezionista di cui ti parlavo prima, che è collezionista francese, che ha fatto l'Erasmus in Italia, quindi ha cominciato a rispondere, ha detto, ah no, ma non importa che scrivi in inglese, posso parlare italiano. Una serie di infinita di mail che ci siamo scambiati, vabbè, abbiamo concluso la trattativa per Teen Titans, ma poi mi ha aiutato anche a recuperare tutte le altre esclusive francesi, quindi quella è stata una botta di cubo non indifferente, perché le possibilità che riuscissi a trovare una persona così gentile, disponibile, che tra l'altro in Francia ma non perché la Francia, ma che parlava italiano addirittura, perché aveva fatto l'Erasmus in Italia, che per carità non era fondamentale, però era comunque un plus.
È stata una bella fortuna, sinceramente. Comunque i consigli è andare a cercare anche sui siti di annunci relativi alla nazione. Ho fatto così per la Francia, per la Spagna, anche per le esclusive tedesche, in realtà l'unica esclusiva tedesca. Per la Spagna l'ho fatto per i giochi multilingua spagnolo-italiano, in realtà. Ok. Tipo Gacha Force l'avevo recuperato dalla Spagna, perché la retrocopertina è in spagnolo-italiano, e quindi okay. Ho detto, beh, se cerco la versione palita e non la trovo in Italia, probabilmente la posso anche trovare in Spagna. E quindi, diciamo, sono trucchetti di questo tipo. Poi cercare anche di carpire fin da subito quali titoli diventeranno rari è sicuramente un consiglio che do a chi vuol collezionare. Se vogliamo adesso un po' potrebbe essere Wii U e 3DS vorrebbero essere un po' il corrispettivo, no? Cioè questo è il momento di passaggio tra il... Oddio, forse è già leggermente troppo tardi, perché sono spariti da GameStop, non si trovano più tanto sì, facile. 3DS incredibilmente è salito di prezzo. Secondo me questo periodo è anche sbagliato per collezionare retro gaming in generale, perché va molto di moda. Mm-hmm. Proprio il retro gaming tutto tondo. Quindi all'epoca sul GameCube, cioè quando ho iniziato io, diciamo, a collezionare seriamente per GameCube, non c'era tutta questa moda per il retro gaming. Quindi magari si concentravano più sul NES, Super Nintendo, il primo Game Boy, cose del genere. Adesso tutti si buttano su tutto, anche sulle console più recenti. Cioè il 3DS ora, in confronto al GameCube nel 2013, quando ho iniziato all'incirca io, ora il 3DS ha valutazioni molto più alte, per esempio. E Wii U forse sì, è un buon periodo, però ha venduto veramente poco, è veramente tosta, secondo quindi, me. Quindi... Ma ci sono già giochi che hanno cifre assurde. E la cosa che ti fa proprio impazzire è che fino all'altro ieri i GameStop proprio li davano via, ma tutti li davano via così. Però diciamo è una storia che si ripete, non ci puoi fare niente. Quindi sì, purtroppo. Bisogna sì. avere sempre, diciamo, il fiuto, bisogna sempre stare pronti. Ecco. Io ti ringrazio tantissimo, Dario. È stata veramente una figata. E ti stimo tantissimo, ti giuro, non tanto per l'obiettivo finale, ma proprio per il mindset che ti ha portato a raggiungere questo obiettivo. Cioè, ci hai visto veramente lungo, e ti ripeto, poi si nota, no, la differenza quando parli appunto con qualcuno che sta investendo e qualcuno invece che è proprio affezionato alla console. E mi fa super piacere sapere soprattutto che questo senso di affetto che ha generato in me il GameCube per una serie di circostanze, ma poi dettate ovviamente perché ci siamo trovati noi in quel periodo storico che eravamo adolescenti, che insomma ci ha proprio preso così, ed è super bello rendersi conto che ci sono tante persone che hanno seguito lo stesso iter, ed è veramente una figata, e quindi ti ringrazio. Grazie a te. Ancora i complimenti, e ci vediamo al 40° anniversario del GameCube. va bene. No, probabilmente no. Ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Ciao. Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Io perché mi ricordo che comunque l'era del GameCube, insomma, i primi anni 2000, cioè ero ancora proprio stupido.